Prima di raggiungere il Campus Misericordie per la veglia con i giovani della GMG 2016, il Papa si è fermato per una breve visita nella chiesa di San Francesco a Cracovia, dove si venerano le reliquie di due martiri francescani polacchi, i beati Zbigniew Strzałowski e Michał Tomaszek, uccisi nel 1991 in Perù dai guerriglieri maoisti di Sendero Luminoso. Qui ha pronunciato una preghiera per la pace, perché il mondo sia liberato dalla piaga del terrorismo. Erano presenti anche alcuni familiari dei martiri. Una preghiera molto intensa. Dio doni al mondo la pace e allontani l'ondata devastante del terrorismo. Il Papa ha rivolto il suo primo pensiero alle vittime dei brutali attacchi e a chi è stato ferito in questi atti di inumana violenza, persino bambini, persone innocenti coinvolte solo per fatalità nel male. Nello stesso tempo ha pregato perché siano cancellati l'odio e il desiderio di vendetta, e nasca la disponibilità a perdonare, perché si ritrovi il coraggio per continuare ad essere fratelli e sorelle per gli altri, soprattutto per gli immigrati. Francesco ha pregato per la conversione dei terroristi, perché Dio tocchi i loro cuori e riconoscano il male delle loro azioni e tornino sulla via della pace e del bene, del rispetto per la vita e della dignità di ogni uomo, indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dalla ricchezza o dalla povertà. Ha chiesto l'intercessione dei due francescani polacchi uccisi in odio alla fede dai guerriglieri di Sendero Luminoso. Missionari nelle Ande peruviane, avevano condiviso in tutto la vita dei più poveri, offrendo il loro sangue, ha affermato il Papa, come valorosi testimoni del Vangelo.